Ma aneddoti ce ne sono tanti, posso dire magari tante volte noi veniamo visti un po' quasi asettici, spesso e volentieri, quindi posso dire un'emozione che ho avuto. L'emozione è stata la prima volta che sono stato chiamato come esperto nella cardiologia al Vaticano per le cause, le congreghe dei santi, dove quando io sono entrato lì dentro mi sono trovato in un ambiente molto austero ma molto imponente, per cui ho cominciato a sentire di nuovo il cuore battere forte. Poi mi sono ricordato che era un cardiologo, ho pensato che era tutto a posto e quindi abbiamo continuato la bella chiacchierata con il prefetto e quant'altro. È stato molto, molto interessante, molto emozionante. Consideriamo che la cardiologia prende tutto il continuum assistenziale, tutto il continuum del paziente, quindi noi dobbiamo spiegare al paziente prima che non deve fumare perché poi dopo lo dobbiamo curare quando entra in ospedale, ma dobbiamo pensare al follow-up dopo. Bene, su tutto quanto questo continuum, su tutto quanto questo arco, abbiamo visto che c'erano delle problematiche, quindi la pandemia ce l'ha insegnato, cioè chiaramente di discordanze, di non comunicabilità tra l'ospedale e il territorio, ma il territorio inteso come filtro territoriale, non parliamo solo dei medici di medicina generale, parliamo proprio per esempio di quei filtri cardiologici, dei cardiologi che devono essere sul territorio. Quindi sicuramente andrà implementato questo, andrà implementato chiaramente quello che, viva Dio, insomma, in Italia noi siamo i più grandi esportatori, ma ne abbiamo usufruito poco negli anni scorsi della telemedicina, quindi la tecnologia è assolutamente e sarà assolutamente il primum movens, e un'attenzione penso che sarà sempre maggiore sulle cronicità, e quindi sulla gestione delle cronicità e sul follow-up di queste cronicità. Allora, la prima cosa è continuare con quel sacro fuoco che hanno dentro, che ti arde dentro, soprattutto quando stai studiando e appena hai finito, perché vorresti spaccare il mondo, avresti voglia di correre veramente su delle praterie vaste e infinite. Questo è uno stimolo che assolutamente devono tenere. L'amore per quello che stanno facendo, il cuore, visto che parliamo di cardiologi, per quello che stanno facendo, tenere sempre diciamo la barra dritta sul paziente, cioè considerare la nostra disciplina al servizio del paziente e non come delle prestazioni, perché altrimenti ci svuotiamo. Non dobbiamo pensare alle prestazioni, ai servizi della cardiologia, ma al paziente a tutto tondo.